come sono. Ma se sempre quando che si va ad alzarsi dal letto, che se cavaria mi voglia di dormire, se è sempre così. E ora bisognerebbe aspettare da essersi alzai per andare in letto. Ma se continuo a sbadigliare così, mi darà fuori ganasse. Magari dipende dal stomaco. Che domanderò al signor dottor. Ah, che pulito, è a servizio di un dottor. Sega sempre un dottor al proprio servizio. E per me, che son patio, son de costituzione nervoso-linfatica. Ho sempre una sera da pomicoti, come che dice il signor dottore. Sì, mi qua mi trovo proprio bene. Se stava ancora meglio 6 mesi fa, prima che il signor dottore si sposasse. Ma non posso neanche lagnarmi. La signora è una bella femmina, e visto che proprio bisognava torgene una, sta quasi quella che fa per noi altri. Pare il signor dottore. E anche per me. Coraio, se ora di svegliare il signor dottore. E anche questa sebea. A camera del signor dottore, se da una parte. E quella di signora, se da quell'altra. Se da domandarsi perché si sposa. Ma perché i signori usa così. Signor dottore? Signor dottor! E dorme fisso. Signor dottor! Come? Nessuno. E lei non sei neanche a destare. E ora il signor dottor non sei neanche a tornare stanotte. Ah, Zedrio c'ha fa una brutta strada, il signor dottor. E a sposetta se te ha in camera che dorme beata. Ah, signor, non sei ben, non sei ben, non sei niente ben. Buon dì, Stefano. Oh, signora Parona. Mio marito si casa le va? No, no. Sì, sì. Come sarei a dire no, no, sì, sì? Mi pare un poco turbato. Mi turbato? Niente, mi pare turbato. Sì, mi diria proprio di sì. No, non stai a entrare. E perché non dovrei entrare? Perché il suo dottor se m'ha. Oh, e se mi per questo sono me dove... No, codigo, ma dico una roba più grande di quella che se... E poi... che se tutte le finestre aperte. Che se una polvere. Son drio di strigare la camera. Ma come Mario il letto, ma è... Ma cosa si tutto... Ma c'è una perona. Fritto, e se fritto. Mi ho fatto quel che potevo. Vi faccio i miei complimenti, mio marito, che da pagarvi i ben sti servizi. Volevo evitare, signora Parona. No, se massa di buon cuore, vi ringrazio. Dopo 2 mesi del matrimonio, sono tutta sfase. Moretta, mi fa peccare, ma mi starò bene digerisso. Chi sei? Anzi, forse che sono lì. Sì, sì, cioè no, no. E moglie, sai a far caso tal cosa? Sì, beh, sì, ora si è appena andata fuori di qua, e se devo dirla giusta, da sera che aveva. Ah sì, porca! Ah, signor dottore, se brutto quel che si devo fare, se volesse dare retta a un amico. Un amico? Quale amico? Missio! Ma ti ho fiantino in distanza ti... Ah, oh, signor, che notte! Mi è gatto a dormire sul pianerotto dei sky. Sei una... sei un miracolo che non mi sono ciapana mai ora! Prima che mi tira dentro ancora! Ho capito, il signor dottore sta bene. Sì, cioè... No, pensa a partire! Sì, va bene,
Ma se vedi stesso, da sera che gà, se capisce che lo sta fuori tutta la notte a far baldoria. Basta, basta così, va dai, tia cugina. Vao, vao. Prima che io me veda ancora. E pensar che non voleva neanche andare, che mia sta festa da baio. Ma che abbea, ma è gnassa, de a siora bombenda, fatemi quello che vuole. Non bisognaria mai aver come cliente una femmina bea. E maridata. E se è pericoloso, anche a questo per esempio se sta un sommatesso, se vedemo domani ai do in piazza, che voleva dire, spetele, in eterno, e mi aspetta, come una mona, fino alle 3 della mattina, e quando che me la son vista davanti, quando che me la son vista davanti, ad una verità che continuava a star dove che era, sono andato via furioso, rivo casa, sperando che manco che avaria dormito un'oretta, rivo davanti a porta di casa, trac, non avevo ciave, e dovevo smettere i suoi braghi di tutti i giorni. Sonarono te pol perché se no te sveito. Moglier! Scassinare a sera dura non avevo neanche i fari giusti. E ora mi gatto ca a dormir sul pianerotto. Di scar! Chi che non ha mai dormito sul pianerotto di scar? Non sa cosa che sondrio a dormire. Mi son de spa. Son tutto a tocchi. Mi fa male dappertutto. Aspettami. Ma sono o non sono un dottore? Ah, potrei prescrivermi tal cosa. Eh sì. Sì, ma se curo mi come che curo i miei mai, oh, ciò che ne cavarò per un bel tocco. Oh. Ah! Eccomi qua, finalmente! Ah, proprio così, sono proprio miti. Come sta? Tu gatto dormio bene? Che sì, mattiniero che vedo. E anche altri, no! Chi? Mi, no, no, mi, no, no. Avevo un lavoro da fare. Dove che avevi passato la notte? Eh? Anche sordo adesso. Dove che avevi passato la notte? Ma sì, dove che io dove che go passa. Ma come? Ma non ti ho avevo detto. Quando no. Sono via ieri sera non te ho detto, vo dal... Passanero. Se te sapessi come cosa c'ha fatto. Ah, che avevi passato la notte da lui? Ah, sì, se te sapessi in che stato che sei. Davvero? Sì, dovevo vegliarlo. Con l'abito nero? Proprio così, con l'abito... No, no, aspetta, cioè, adesso ti spiego, adesso... Passa nero, se talmente male. Che a pipico è emozione, potrei accoparlo. E ora, per non farvi intendere, se capisse, ecco, che avevo organizzato con altri dottori una festa a casa sua. Sì, che avevamo fatto un consulto in abito nero. Sì. Che avevo anche a ballare, e che avevo anche a cantare. Col cuore che io ho, butto velar che il morirà. Ah, se sta proprio lo spasso. Hai volte coi mai, hai bisogna averti il pelo di maischia. Davvero geniale. E così è che vorrei da morire. Se ormai è il miserere. Sei che si mai si diventa matto. E come stai, signor Massanea? Stai a me? Come che vedessi? E come che vedessi? Sta malissimo, ma tutta la sabba di comì che si mai. Ma perché vuoi che il signor Bassaneo sta mai quando io stesso... Ma cosa non io che sappia, io sono per caso dottore, io no! Vedi com'è che sei spacciato! Chi? Mi sei spacciato? Sì, spacciato! Sai che non avevo voi il coraggio di dirvelo fin adesso, c'ha rotondo sul muso! Oh, signor Benedetto, ma cosa pensi di dirmi sto qua? Se ben per questo che il signor dottore che passa tutta notte vicino del nostro letto. Io che passa tutta notte vicino di me. Ma sì, ma sì, non ve le si neanche in corto. Ma se ho perdo rimane, non te vedi che il deira. Aiutosa, non vedi che si lo fa mai anni. No, qua si chiede uno che si mai ha. Quello sei io, signor dottore. Comunque, caro signor Bassaneo, cureve bene, eh? Anche se godo a dir che aveva una bella sera, paressa un rumino che è in agonia. Sì. Se è anche vero che se è in agonia che dura da un bel tocco, sì. Però, eh? Un'agonia cronica! Ah, di agonia cronica non si muore così facilmente! Come pio, e me tradisse, chi dirà tutta la mamma? Ma non vedete che da un quarto d'ora non si altro Dio che far mai anni, uno di amante che altro! Ma non avete proprio capacità di capire allusione? Il posto? La situazione! Ma che situazione? Ma se vi avevo messo in agonia, agavara pure a voi, mi vuole ragione! E palmitarete! E potete anche restare in agonia, no? Come se o voleva qua venire far sussurro! Ma come fai a sapermi? Manco la vera buona creanza di non venire proprio in cuore, adesso rompermi!
Signor, e il giorno dopo della festa non si va in casa di uno che vega usa come pretesto per contare una baia? Se mi avesse dito prima. Sì, insomma, dice cosa se che vuoi. Sapete che mi vengo solo quando che sei piaceri da fare, sì. Ah, se sei un piacere da fare. La mia, Mi sarei stupito del contrario. Ecco, scusami, senti, ma sono un fiantin rintronà perché mi è gatto che a passare a notte sul pianerottolo del sale. Va bene, ecco, sì, ma sa buon, ma il fatto se che in cuori vanca me suotera da pago. Va bene, ora, ecco qua. Ma non posso andare finita. Aspettami. E il signor dottor Gassonà? Stefano, ho visto sto qua. Ecco, mi vorrei liberarmi di sto impiastro. E ora fermo così. Tra 5 minuti te sono il campaneo de casa e te me porti un biglietto da visita, non importa quale, uno, e te vien dirmi che sei un signor che ha bisogno di parlare con me, così che toccherà andar via per forza. Ho capito, se un rimedio contro i rompi va, Vuoi che avete a sapere che mi eredità dei scherzi? Capì, eredità dei scherzi? Sì, che mi cassa il mio barba. Oh. Qui ho comprato un stabio sui cai d'oro, solo che i miei appartamenti non riesco a affittarli. Adesso non vengo anche qua da voi altri che avevi anche una buona clientela. Insomma, se potessi farmene fittare qualche dun. Ah, cosa? E voi altri venite qua a mandarmi queste robe qua a me? Ma no, aspetta, non stai a arrabbiarvi. Non avevi niente da perdere. I miei appartamenti sei talmente umidi che a starvi dentro fa venire i reumi. E ora bisognerà andare dal dottore. Ve mantenerò a clientela. Ma ora se pensi che mi metto a piazzare i vostri appartamenti umidi. Ma no, tutti. Per esempio che se sto appartamento al secondo piano è una vera occasione. E che tutti sono nuovi, insomma. Così una strana storia, ieri era di una sartura. Figurevi che sta sartura. Ma cosa voglio che me ne importa a me? Dei vostri appartamenti umidi, della vostra storia, della vostra sartura. Ma cosa voglio che me ne passa a me della sartura? Non potete venire a contarmene un'altra volta sta roba. Se tanto penso che mia moglie è poveretta. Al mago Voaldi la gavena, moglie. La mia, l'ago persa. Su coraggio, meglio così. Come sarei a dire meglio così, meglio così? Volevo dire che disgrazia! Cosa che sei sta vita? Azendata in 5 minuti. 5 minuti? Cosa sei stato? Col? No, un soldato. Avevo stato assentato a un bar della piazza della stazione. Gli avevo detto, aspettami qua, che ho dal tabacchino a Toronto Ska. Ma sono tornato, no, ieri passato un soldato e... Signor dottor! Stefano! Sì? Signor dottor, che sei un signor che galeria da parlarvi! Questo è il suo biglietto da visita! Ho capito, grazie Stefano! Mi scusi, signor Bassaneo, ma questo è un terapie e mi tocca parlarvi insieme per forza. Sì, un terapie, sì. So come che succede in questi casi. Faccio entrare, mi aspetterò qua. No, il fatto è che questo signor ha bisogno di parlare con me da solo e quindi caparì che sarà. Ma chi sei su sto qua? Tirami su, se mi sei da lo conosco. Ma non sei un sesso barba! Come se non l'ha mai avuto! E ora sei so barba e non vuole essere visto da nessuno, né. Né. Va bene, ospederò in piazza qua vicino. Non fu proprio andare via, carombi. Scusami, amico, ho una idea. Se il vostro impiastro ve lo un bevai, mi conosco la maniera di far mandarlo via. Mi sono il vostro campanello di casa e vi faccio consegnare il mio biglietto da visita. E dice che tutto un impiastro e sei costretto a ricevermi. E magari lui lo Ma che gran bella idea! Ma chi io che avrà mai potuto pensare? D'idea! E se ne stufè, ne stirebbe pur sul sofà. Questa situazione si deve complicarsi. Pensare che il signor sia un dottore e non approfitta di questo fatto per liberarsi a 7 persone. Basterebbe una di queste specie buone per fare indormessare la gente. No, anche ma se non sono un po' in cuore, sono proprio tutto a tocco, mi fa male dappertutto. Me li stendo un'oretta. Che nessuno mi disturbe. Vuoi da svegliarla? No, dopo domani, quando che te vol, ma se dormo no. Ai comandi, signor dottor, se vedremo i prossimi giorni. Sì. Buonanotte. Buonanotte. E zio, paesano, venga lì. Signor dottor, che sia vostra signora suocera. Arrivasse una luce. Tutto così, col terremoto. Ma è suocera. Sono proprio mi tesoro. Cedilo, caro.
Chi siude? Ah, sì, sì, no, no, io ero proprio io farò, ma capirei a sorpresa, meraviglia! Tenda il letto senza la suocera a trovarsene una davanti agli occhi. È sempre un momento de occa. Ma sì, sì, feve l'ardo base. E non stai sgorlarmi tanto così che quando che uno si deve dormire. Io dormire? A sta ora! Mi son appena svegliato. Sì, che è proprio sera di uno che ha dormito massa. Se va, ritorno a bagnare, suocera. Non ti piango, ti prego, cara mamma. Non piango a mia. No. Sì, tutta sta emozione. Scramassa. Sì, il vostro. Eh? È in onore del vostro arrivo. Signor dottor Gaveia, uno dei suoi maiali tutta stanotte. Ma perché facevo anche servizio notturno? No, ma quando che sei un baio, un baiato, un dodorga sembra da prendersi cura dei propri baiati. Ma che vuoi fare un dodor? Sì, un bo. Ma ora tesoro, senti che prepari, Mio marito si fa curare in casa di suo maiai quando fa i suoi consulti coreografici. Maria Bertola, che sei veramente acida con tuo marito? Beh, vero che sei acida, sei veramente acida. Ma che sei, forse qualche scressio? No, se che con qualche duni se la sveglia mai stamattina. E qualche d'un altro non sei neanche andato a dormire. Ecco, questo se per me mi tocca tenere. Oh, su, vanti, calmeve, che pare evitare contrasti tra Maria Moierno, che se niente de meglio, che mette rimessa suocera. Sì, sarebbe un gran bel divertimento. E il signor de prima, mega dito de darvi questo biglietto. Ma saneo, giuro che fa aspettare per un mese e veda de maiarse queo, veda de maiarse che culo ben mio. Ma cosa che c'è? Cosa succede? Niente, se il bel barbiere. Soltanto che io a barba, invece di tagliarla, la fa vegna. Stefano! Sì? Stefano, va in camera mia, tora me vestaglia e porta. Come l'ha detto? Tora me vestaglia e porta. Oh, vi ringrazio tanto. E il signor dottor Semassa, buon. Ma cosa la varia mia, essere buon per domandare che me vestaglia? Scusi me, no! Mio voglia disturbare, ma... Sto qua, ma... Chi sei che si urla? Niente, se un male! Le daghe, eh? Sì. Ma è ora perché ho mal di Perché sei contagioso. Sì, è la malattia più contagiosa di tutte, che quando che uno si azzappa, non si libera più. Ma sei un malato, quei che si presta. Sì, a nuova orvesta, era un per maroni. No, aspetta qua che quasi Drio succede al qualcosa, bisogna che ciappo da una parte e donna... Dottor Moena, papia sera, un attimo, come si vengo da parlare? Ah, sì, grazie, con tanto piacere, perché quando me mogliere se così, se meglio che mi... Sì, ecco, tesoro. Ma cosa che sei con tuo marito? Sono così felice, mamma. Maria Beppo, le cose che sei? Mio marito che ha passato la notte fuori. Davvero? Sì. D'altra notte, ma chissà quante altre volte che sarà successo senza che mi incorgessi di niente. Come sarei a dire, tesoro? Non ti tenere accorto di niente? Ma queste robe se ne incorge subito, specialmente di notte. Ma come, mamma? Ma come sarei a dire come? Dio, tesoro, dove sei a vostra camera? Qua è la mia. Ma a tua? A vostra, insomma. Ma no, perché mi dormo di là, mio marito di qua. Mamma Merco, le cose che mi tocca sentire! Ti da una parte, tuo marito da un'altra? Sì. Dopo 6 mesi! Ah, ma sei così da tanto tempo? Ma tesoro, se sbaglio grande come una casa! Ah, sì! Ma sì, andare in letto insieme, sì. Sia meglio garanzia contro i tradimenti, davvero? Poi. Ma certo, tesoro, fa continuare a vivere insieme anche a quei che non si sposai! Sì, però tesoro, ste robe sono robe elementari, non che piove proprio sole! Maria Berto è contagioso, non è idea! Mi dovrei parlare col signor dottore. Ma per rimettervi d'accordo, ma immagino. Beh, continui così. Non mi lo capisco. Cosa
se aspettavo di mettermi in letto, vanti su! Ma in letto! Ma certo! Cosa se malai, se si riguarda, se sta in letto! Sta casa che ha sempre tutti qualcosa. Comunque, potevi dire al dottor che mi... Sì, sì, che diremo, vanti, buonanotte. Vi ringrazio di cuore, ma mi permettete di basarvi a mano? Ma sì, ho neanche amato! Vanti, vanti, parerà, vanti, buonanotte! Vi ringrazio, buonanotte! Maria, beh, perché... Che la casa è fastidiosa che sei mezzera, ma insomma hai, non potrei essere lì letto, ma a casa sua, oh, ma non capisco. Comunque tesoro, dirmi, te lo dirmi, che tuo marito che ha passato la notte fuori. Sì, fuori, che più fuori non si può, mamma, sono così una buona grama. Oh, vanti, moglie di piazza, spiegami. E ora, Moena che ha dormito da un'altra parte. Sì. Con chi? Come, con chi? Tesoro. Se passa la notte fuori non si sta a guardare sti. Oh. Ah, tu scoperto qualcosa, manco? Ma niente, niente. No, aspetta, mamma. Guarda, ho trovato sto guanto da femmina nella scarsia del suo vestito. Guarda, mamma. Guanto da femmina? Questo è lunghissimo. Hai fresso carte? Oh, mino e gomia, guardai. Come non ti guarda fresso carte? No. Ma tesoro, tutte femmine lo fa! Che mamma che ti abbia fatto passare per tutti! Quanto mariossa mi farà me! Dottor Moena! Cara mammina delle moglie! Sì, sì, non stiamo tirando tante paelonghe! Di chi sia sto guanto? Oh, se sapessi quanto tempo sono in servizio! Zoema! Di chi sia sto guanto? Come di chi sia? Beh, è mio! De sta misura. Ma sì, sì, se per fare un mampiceo, no. Basta attaccare il dedo, poi c'è l'indice, struccarli dentro. Ma va, chi su demo, non vedete che c'è un guanto da femmina? È il par da femmina, perché sega bagnà e il sega è ristretto. Come sì. Mai sei così lunga? Appunto, perché sega ristretto e sega sì. Lunga, c'è l'effetto dell'acqua. E che c'è poi lunghissa, quello che ha perso in larghissa. Se ormai quando piove anche ea, se c'è poi se un fiantino piova. Nove mesi! E l'acqua che lo versa il numero! Stato a voi! Non pensare mio davvero che sono così bauca! No, così tanto no! Guardami, figlio! Che comportamento mi sento! Come un sempio! Sì! Che comportamento come un sempio! Passea notte fuori dopo aver se scopri guanti da femmina dentro scarse! Ma se è colpa dell'umidità! Moena! Se c'è te in giro, messia, a cavare, a che far comi! Ricordate che cavi una moglie! De conseguenza, ne cavi giù la fedeltà! Ma con licenza parlando, noa e a di sicuro! Moena, voi oggi sapete benissimo che per il codice civile la moglie erga da seguire il marito, noi altre... Ve seguiremo! Ma il codice civile parla de moglier, non de suocera! No, solo perché non che ancora pensa! Comunque, guarda che rosa de genere, vorrei separare una figlia da sua madre! Ma me ne vengo! Cosa? Oh, sì, ne vengo! Dopo tutto in casa mia sono libero di far quello che voglio, ma io mi rompe proprio! Porto Dio, sì. Dopo i dice che sei sempre a suocera scommissiar! Ma se dice che sto in piso ma, sta casa... Ma se ne dove venire qua, se mi ha discordia? E così vuoi cacciarmi? Vuoi cacciarmi da casa di mia figlia? Ma mio, mi ho fatto ripetere una volta! Mio, mi ho fatto ripetere una volta! Ma se meglio che mi ritiro mi... Ah, sta femmina, sarei buono di far esasperare tutti i santi del paradiso! Guardati, se noi sei tutti compagni! Tutti compagni, stesso del mio padre Mario, che santa donna del mio mare. Ma mina altra notte qua, mi nonno passa l'altra notte qua. Costa è andato sotto un ponte. Sotto guarda un ponte. Guarda, modo di aspettare in questo modo. Pure potrei anche affittarmi un appartamentino, via. Mi per caso insieme un appartamento? Maria Mercoli è contagiosa. Oh, ecco che gli torna l'attacco. Perché mica varia proprio che deve serve un appartamentino da affittare subito sì, al secondo vero, piano. Sì, qua vero. Vicino che è di oro. Sì, è che stavo io. No, è una sartura. Sì, anche una storia interessante. Figurete! Sì, sta... va bene, futterei un'altra volta, ma io ho il manconetto. Beh, dipende, perché se d'andare che star... Ma forse si capisce, per cosa se no? Perché se può dare anche usarlo per... Cosa?
Ma non siete sicuri? No, il vostro caso è il zenetto, come tutti gli appartamenti. Finché non vi succede qualcosa, è chiaro. Ma in fin dei conti, sia suocera del signor dottor. No, conosco neanche. Tra compari, bisogna aiutarsi, no? Sì, sì, vabbè, un cuon da rovedalo, vedalo. Se potesse affittarlo. Questa non trovo più a me, stai, Stefano, non mi porta niente! Oh, se sei qua, me genero. Amiche, assalpasta! Più ancora scalmare. Diciamo la verità, lei ci aveva un pescato, Ah, voi altri, ne vedo proprio voi in chiesa. Sarì la prima volta. Ecco, sì, ho pensato quello che mi avevi detto prima. Sì. Ecco, sì, ecco, mi vorrei attorno in affitto l'appartamento. Guardati, se sapevo prima che avrei potuto tirare anche sul prezzo. Ecco, insomma, voi altri posso anche dirvi, o d'altronde mi pare una persona, ecco sì, ma siamo perda. Ecco, ecco, mica varia una reazione platonica fin adesso. Con una donna sposata, asestata per tanti anni anche alla mia cliente. Ah sì, cosa che avevi? Niente, ma sono stato così bravo che ho goguria. Il suo marito cosa dicevi? Ma che, non ho saputo che sappia, mi il suo marito, non conosco neanche, non voglio neanche vederlo. Ecco, insomma, quanto venirissi da sto appartamento? 20.000 franchi. 20.000 franchi l'anno? Ma se regala, sì, io to' subito. Per me, beh, 20.000 al mese. Ah, sì. Me fa si sa l'aumento. E vabbè, ho to' stesso. E da quando? Ten qua! Ma che furia, ma è che sei ancora tutto sotto sola, che sei ancora roba di assaltora, perché avevo detto, sei una storia interessante. Figure, ma sì, ma me ne contare un'altra volta, storia di assaltora, avanti. Sì, insomma, se per dire che sei ancora tutto sotto ma sola. Ma sì, o sistemerei più tardi, non importa. Signor dottor, che sia signora non ben. Ah, benù, voglio le ha preparare il contratto. Ma vedo che non ti fa tanti complimenti, visto che te gai indosso a me vestaglia! Che manca di altro, me la vedi a portarla e mi apporta! Ah, ma guarda che testa! Buongiorno, mio caro! Caro Miss Susanna, cattivona! Ma per questo il modo di farmi aspettare fin dai 3 di mattina? Oh, mio caro, sono desolata! Speravo che mio marito se ne andasse per i fatti suoi, così sarei rimasta libera. E invece non mi ha lasciato per tutta la serata. Ah no, mi era anche venuto in mente questo. Da qualche giorno mi accompagna dappertutto. Mi succedono di queste crisi. Sì. Per esempio, adesso è giù che mi aspetta in macchina. Voleva salire, ma gli ho detto di rimanere ad aspettare. Non mi hai fatto bene, ho proprio voglia di conoscerlo. Cara me Susanna. Oh, Elena, sono colpevole di ascoltare le vostre dichiarazioni. Ma su, no, non stai di ste robe qua. Ho paura anch'io che adesso sia troppo tardi, vero? Eh sì, la scintilletta. Ma voi lo sapete che è la prima volta che mi capita? Ma sì, che so che è la prima volta, ma noi altri non potevamo andare avanti così, no, questa scusa di Amaiada che vada al suo dottore può andare avanti fino a un certo punto, ma fra fiantina gente incomincerà a capire. Che miseria, Amaiada che vada al suo dottore. Ma che se do cori innamorai, do anime elette che i voi verso il paese di attenerezza. Diciamo pure che alla fine si scopriranno gli altarini. Ecco, sì, in altre parole, sì. E ora poterissimo vedersi, che so, in quo, in un campo neutro. Un campo? No! Preferirei un appartamentino coccolo, come nei romanzi rosa di Liana. Sì, ero proprio di pensare a questo. Ecco, un piccolo appartamentino a Bombia, qua vicinca, ed euro 23, dopazzi, poterissimo vedersi anche al quo. Sono tentata! Eh? Oh, no, ma senza seconde intenzioni... L'amore etereo. Ah sì, l'amore etereo perché sempre. Perché voi lo sapete, io sono fedele a mio marito. Sì, certo che lo so. Allora intesi oggi stesso tra loro che è ora 23? Sì. Ah, no, è male, molto male, lo so. Ma voi lo sapete, dottor Moena, è la prima volta che mi capita. Sì, certo che lo so, sì. Non c'è niente da dire, femmine per ben, quando che si mette in amore sei qui che famo un costorie. Bene, scappo. Desensio al momento! No, voglio vederlo! Caro, stavo giusto per scendere. Sì, certo, vai, ti raggiungo. Prima però una parola al dottore. Potete andare. Dunque, caro dottore! Raggi in macchina! Io ho detto, quasi salgo a chiedere un consiglio. Ecco, da qualche tempo ho degli episodi, perdo il sangue dal naso, poi si blocca la circolazione, dei malesseri, ecco. Beno, tu hai ciave da sala pranzo. Ah, ci tenete proprio alla sala da pranzo? Seria proprio adatta alla sala pranzo. A ciapè e a mettere sua schiena. La sala da pranzo? E dopo dover stare con naso e bocca a moio in un caim pien di acqua. Sì.
respirare? Ah, potete respirare finché vuoi, basta restare con il naso e bocca sotto acqua. Tutto qua, è un rimedio sicuro. Veramente preferirei qualcos'altro. E invece, ecco, dottore, ecco, la lingua. Cosa ne pensate? Bah. A mia se pilunga e poi a vostra se rotonda, a mia se a punta. Ma questa poi, dottore? Ma io non sono il dottore. Ah, non siete il dottore? Ma sei stesso, sono il suo cameriere. Un cameriere? E parlate con me? Ah, mi sono tipo buona e poi non ho niente da fare. Sì, ma allora io, a chi ho dato il soprabito? Ecco, mi sono pronto. Ecco il contratto, eh. A proposito, non vi devo ancora contare la storia della Sartola. Dottore... No, no, non sono il dottore. No, no. Se lui il dottore è un ammalato, il dottore è quell'altro. Le chiedo umilmente scusa, dottore. Darmi scusa? Sì, sì, per il soprabito. Ah, fa il pastrano, ma non stago a preoccuparsi. Mi permette di contarvi proprio una bella storia? Figurevi che avevo un comico. Guardi, sarei veramente onorato di sentirla, ma sono un po' di fretta e devo andare. Se ne via anche io. Oh, ma che sia ancora il cameriere. Adesso vi conto proprio una bella storia. Ecco proprio da fare il cugino. Se ne via anche io, ma in sostanza la storia è questa. Figurevi che avevo come inquilina una sartora.